Nandina si è alzata presto stamattina. Sta facendo colazione con l'erba. C'è un'apparecchia. Poi si sceglierà un posto dove mettersi a ruminare. Ruminerà un po'. Poi ricomincerà a mangiare. Le mucche sono abituate a mangiare tanto. Mangiano veramente tanto. Anzi, le mucche come Nandina, che è una mucca da latte, sarebbero costrette a stare rinchiuse tutto il giorno in delle gabbie molto piccole, 24 ore al giorno sveglie con le luci artificiali, obbligate a mangiare in continuazione farine animali, farine vegetali, antibiotici, sostanze appetizzanti, il tutto per farla diventare ciccionissima. Farla diventare di oltre 300 kg all'età di un anno, così che può cominciare a rimanere incinta e a produrre latte. Anche fino a 100 litri al giorno producono le mucche da latte dopo che rimangono ingravidate. E quindi la sua vita sarebbe questa: 6-7 anni di schiavitù, obbligata a mangiare di continuo. E poi uccisa a 7-8 anni e macellata come carne di seconda scelta. Che infatti Nandina si vede proprio che è carne di seconda scelta. Nandina, bella, vieni qua. Bella Nandina, guarda. Guarda che ti ho portato, Nandina. Guarda, la macchinetta fotografica, tieni. Saluta. Dimmu. Nandina è stata fortunata, anche lei come me è riuscita a uscire dal sistema, il suo era anche più pesante, quindi adesso invece che 7-8 anni di lager potrà vivere 5, 10, 20, 30, 40 anni di semilibertà. L'importante è che non va nei terreni vicini perché poi ci sono gli orti. E magari la gente se lamenta. Nel suo piccolo recinto dei 4000 metri l'erba è già finita. Meno male che ce ne abbiamo altri 10.000. E poi se no gli compreremo una balla di fieno. Nandina va d'accordissimo con i cani, con i paperi. Pure con me. È affettuosa. Chiede pure le coccole, pensa che io sono la mamma. Quando non è distratta a mangiare l'erba mi cerca sempre, appena me ne rientro a casa mi chiama, perché pure lei vorrebbe entrare. È vero Nandì? Bella, vieni qua. Gli stanno a crescere le sisette a Nandina, fai vedere le sisette. Nandì, vieni qua, fai vedere le sisette. Ecco le sisette di Nandina. Gli stanno a crescere, ma più di così. Nandina, bella. Bella. A Nandina gli piace anche di correre, scalciare. Cose che probabilmente non riuscirete a vedere mai se non avrete mai la fortuna come me di poter accudire una mucca di libertà. Vieni bella.
bastardi cacciatori. E niente ragazzi, ma soprattutto ragazze, Nandina l'avete conosciuta, sta qui, non gli manca niente, c'ha solo tanta tanta voglia di una mamma vera, perché purtroppo con la barba non sono molto credibile. E abbiamo tutti bisogno di una mamma dolce, che siamo tanti cuccioletti. Comunque, e niente, Nandina ve l'ho presentata. Buona giornata ragazzi. Qua del lavoro da fa ce n'è veramente tanto.